Due alluvioni, due crolli, una pandemia di mezzo e finalmente oggi arriva, dopo 2 anni, l'inaugurazione di strada Brugeau, una viabilità di cui si parlava già da almeno 60 anni. Oggi è una giornata invece serena perché riusciamo a voltare pagina. In questa zona si era davvero accanito un po' il destino, perché sia nel 2019 che nel 2020, a causa degli eventi alluvionali, c'erano stati dei drammatici crolli nell'argine del torrente, in sponda sinistra, che avevano di fatto isolato tutta questa porzione di territorio. E vedete, questo è un territorio importante perché comunque ci sono case, ci sono famiglie di residenti, ma ci sono poi le nostre tradizioni, la nostra storia, le nostre campagne, le nostre coltivazioni. E quindi il disagio è stato enorme, enorme perché non c'era modo di arrivare. E si volta pagina perché fino a prima dell'alluvione qua ci si arrivava utilizzando quella che in realtà era una non strada, perché c'era consuetudine, abitudine di utilizzare l'argine spondale del torrente per raggiungere le proprietà. Era una scelta sbagliata e poi i fatti l'hanno dimostrato, perché comunque i crolli che sono stati drammatici sono la miglior riprova che comunque era una viabilità impropria e non sicura. Noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, prima nel 2019 e poi l'abbiamo perpetrata nel 2020, decidendo di fare delle somme urgenze e mi piace, diciamo, ho il vanto personale del mio gruppo di essere stati fra i pochissimi comuni che hanno avuto la forza di anticipare direttamente le somme, dei lavori e di partire senza nessuna esitazione. La scelta coraggiosa è stata quella di dire ok, facciamo degli interventi però che siano risolutivi e che abbiano una prospettiva futura. Quindi non semplicemente rifacimento dell'argine, ma rifacimento di una viabilità, chiaramente aderente a quello che sono i principi delle somme urgenze, ma che risolvesse definitivamente il problema e che mettesse in sicurezza i territori. Questa strada su cui oggi siamo noi è una strada al di fuori delle fasce fluviali, in sicurezza, di larghezza idonea, che permette finalmente, dico io, di raggiungere case e terreni in sicurezza. Mi piace anche dire che è stato ed è un inizio. Perché comunque da questa emergenza noi abbiamo tratto spunto per una valutazione più approfondita del territorio ed è notizia di questi giorni. Giovedì abbiamo approvato un progetto che porteremo poi all'attenzione regionale cercando finanziamenti a valersi sui fondi di rigenerazione urbana, dove questa strada trova un naturale prosecuzione per mettere in sicurezza tutto ciò che sono i terreni in area appunto sinistra rispetto al torrente. Un intervento ambizioso di messa in sicurezza, ma anche di qualità della vita, perché finalmente vogliamo dare all'argine quello che è una vocazione che probabilmente ha, cioè di riportarlo a essere un ambiente naturale, con piste ciclabili, dove si possa passare il proprio tempo libero in sicurezza. Quindi un doppio intervento, da una parte di ottimizzazione e messa in sicurezza del territorio da portare in avanti con questi nuovi progetti, ma anche di recupero di spazi da destinare ai cittadini per il tempo libero. Quindi le idee sono chiare, adesso dobbiamo cercare finanziamenti, perché questa è poi la chiave di tutto, chiaramente. Assessore, lei ha seguito i lavori in questi 2 anni e ci sono state delle particolari criticità da affrontare? Diciamo particolari criticità? No, certo non posso dimenticare, al di là delle parole che ha già detto il sindaco, i momenti di disperazione, i primi momenti di disperazione quando effettivamente la gente che era rimasta praticamente completamente isolata e non avevano proprio possibilità di, con la macchina di spostarsi, quindi c'eravamo anche delle famiglie con dei bambini, ma da subito eravamo riusciti a fare comunque una bretellina, proprio anche se pur proprio emergenziale, per garantire a loro quantomeno la possibilità di raggiungere i mezzi che erano rimasti da questa parte. Chiaro, è stato un travaglio non indifferente e sono stati momenti di disperazione, anche perché poi dopo l'alluvione del 2019, quando eravamo praticamente a completamento della prima bretella, si è aggiunta la seconda, quindi ci ha praticamente rimesso sdraiati e dove, con la necessità di dover ripartire con ancora più forza di prima. Ora, giustamente, il sindaco ha giustamente illustrato quello che è un progetto ancora più ambizioso di quello della prosecuzione di questa bretella, però io ci tengo a rammentare, a ricordare i momenti di disperazione, quelli al momento proprio dell'alluvione che ci hanno visto proprio seduti e con l'unica forza di dover ripartire su per dare forza alla gente di questa zona qua.